Uccidere è nella natura dell'essere umano, partiamo da questo presupposto. È il sangue, credo. Sì, deve essere il sangue la ragione. È per questo che lo fate. Potete almeno dirmi il perché, rispondetemi! Fanatici bastardi. Voglio essere onesto con te, Aldo. Non so come andrà a finire. All'inizio sembrava facile mettere quattro individui uno contro l'altro, fare sì che si uccidano tra di loro. Niente di più semplice, ma un brutto presentimento, il fatto che sono troppo giovani. Crede che ci sia qualche problema, capo? Non lo so, sul giornale non ho letto di nessun cadavere ritrovato. È un massacro del genere, di sicuro non passa inosservato. E ora cosa succede, capo? Succede che se è come penso, ed è sempre come penso, abbiamo fatto una cazzata. Ho paura che il bersaglio sia stato eliminato, come da programma. È questo che temo. Vai al campo aperto e dimmi cosa cazzo è successo. Ma se non viene morto. Di questo ne sono certo. Quei tre sono solo maiali che sguazzano nella loro stessa merda. Non hanno capito una cosa, che se io vado a fondo loro vengono con me. Trova quei pezzenti e portami John B. Se parlano tra di loro è la fine. E ricordo con chi abbiamo a che fare. Mifune, età e luogo di nascita sconosciuti. Si sa soltanto che è un sicario che non si ferma finché non ha ucciso la sua preda. Jimmy Lando, un pazzoide che gira per strada con una maschera antigas e si diverte ad ammazzare la gente.
ed Andrew Costigan, un poliziotto in cerca di vendetta dopo che gli hanno ucciso la moglie e la figlia. Allora, vai. Non so di che cazzo parlo, ma è solo un paranoico. Però è pur sempre il mio lavoro. Ha fatto l'errore di tendere una trappola a persone troppo diverse e intelligenti. La verità è che io sono solo uno dei molti che lo tradirà. Ma non vi dico ancora troppo per non svelarvi. Troppo. Secondo me finirà un casino. Ma è pur sempre il mio lavoro. Allora, qui la lunghezza delle spalle è perfetta, mi sembra accada molto bene, controlliamo le mani per un secondo. Ah, lunghezza perfetta, in vita lei sta divinamente perfetto, controlliamo il cavallo e la lunghezza dei piedi. Molto bene, signor Mando, questo è proprio il suo tipo di vestito. Le faccio aprire le tasche dalla mia segretaria? Sì, sì. Mi sa che ha già usato questo vestito, qui c'è una lettera. No, mi sembra. Figlio di puttana! Chi è il signor Mifune? Chi è il signor Mifune? Chi cazzo è il signor Mifune? A me lo chiede il signor Mando? Devo andare! Non mi ha pagato! Fa culo! Devo fare una chiamata. Signore, i miei soldi, per favore.
Pronto. Ciao, testina di cazzo, vuoi spiegarmi cosa stai facendo? Allora, staccamoci. Prima di tutto spiegami te cosa vuoi, cosa è successo? Sì, no, non puoi sapere cosa è successo. Te lo spiego subito cosa è successo. Hai idea di cosa cazzo vuol dire questo sul mio stato d'animo? Hai idea di cosa comporta sul mio stato d'animo? Ho dovuto prendere due Xanax. Due cazzo di Xanax! Cioè, colpa di queste cose, ma lasciamo stare piuttosto chi è questo cazzo di Mifune, eh? Chi è Mifune? Vuoi spiegarmelo, magari? Credo di aver capito di... No, lui do... Figlio di... Ieri, giorno sacrosanto del nostro Signore Gesù Cristo, domenica, ero a catalogare in ufficio quando, ehi, mi arriva una cazzo di busta indirizzata a un certo Mifune. Quindi, su, coraggio, illuminami su questo fantomatico fraintendimento. Senti, se ti calmi, ti spiego tutto, ok? O puoi giurarci, Jerry, puoi giurarci. Guarda, sono calmissimo, calmissimo. Non sei stato così calmo. Vai a morire da qualche parte, cazzo. Allora. Prova ancora una volta a pregarmi. Giuro che ti strozzo con le mie mani. Ti apro quella gola del cazzo. Va bene, sei fortunato che ho avuto altro da fare. Prima di tutto, smettila, ok? Smettila di fare paranoico. Se non la smetti, io ti butto giù il telefono, ok? Devi fare il serio. Sì, serio. Quella lettera non era per te, ok? Non era per te. Ma io so chi sei. So che tipo di persona sei. So che sei un killer a pagamento. So che cosa, Jerry, cosa? Cosa cazzo vuol dire? Io credo in Dio, ma ciò nonostante non vado in tutti i giorni in chiesa. Non ci vado mai in realtà. Cosa? Che senso ha? Questo posto sta diventando una valle di foto di bambini ritardati. Prova a fregarmi ancora una volta. Sono io il tuo sicario, ok? Sono io. Non nessun altro mi fu un cinchongun del cazzo, va bene? Sono io. Questo è il fatto. Adesso io andrò in quel posto e spero che quello stronzo non abbia la stessa cazzo di pazienza di essere lì dopo 8 stramaledette ore. Hai capito? Aspetta solo che trovi quella lettera del cazzo, Jerry, e tu diventerai il mio prossimo obiettivo. Quindi vuoi dirmi che tu ce l'hai la lettera? Eh? Ce l'hai o no? Sei andato al punto indicato? Ah, vedo che adesso ti interessa la cosa, eh? Cazzo! Smettila di dire cazzate, Jim. Allora, ok, tu, no, tu sei andato al punto indicato. Sei andato o no? È importante, sei andato lì? Oppure no? No, cazzone, come ti ho già detto, ho avuto altro da fare. Un caso che si è ripresentato inaspettatamente davanti a me, come un'epifania. In quanto alla lettera, tralasciando che potevo evitare di mandarla nel mio ufficio legale, chi lo sa, qualcuno poteva trovarla, non l'avevo neppure vista, anzi ti dirò di più. La busta che ho trovato casualmente in una giacca che nemmeno pensavo né ricordavo di aver indossato era vuota. Ma il contenuto lo troverò, ci puoi giurare. Troverò quella cazzo di lettera, Jerry, la troverò. A parte che tu sei uscito fuori di testa, ok? Quella lettera non la troverai più, te lo dico io, ok? Ok. Inoltre non c'è bisogno di far fuori quell'asiatico. Non c'è bisogno di creare tutto questo casino. Ok, Jerry, ok. Siamo tutti amici, Jerry, tutti amici. Sì. Non fare cazzate. Negativo, testa di cazzo. Negativo. Adesso vado e penso al tuo amichetto. E non parlo soltanto di John B, parlo anche del cinese lì, giallo del cazzo, insomma, Mifune, quel cazzo che è. E prova a farmi ancora uno scherzo del genere. Prova anche solo una volta a farmi ancora uno scherzo del genere, giuro che ti trovo, ti strappo il cuore e mi faccio tua figlia davanti al tuo cadavere, hai capito? Ok, va bene. Anzi, sopra il tuo cadavere, così è molto più magico. Ok, ti prego, non puoi andare a fare in culo tutto, per favore, non fare cazzate. Non fare cazzate. Ah. Ok. Molte strade non vanno percorse, Jerry. Ti vengo a prendere. Ti porto.
tutto all'inferno. Cazzo, cazzo, cazzo! Cosa fai ancora qui? Dovete... Allora, tu devi uscire da questa stanza, andare a reclutare più gente possibile e dovete andare a far fuori quel figlio di puttana, ok? Dobbiamo barricarci qui, ok? Noi siamo nella merda. Hm? Ma quel tipo non mi sembra pericoloso. È un povero pazzo, ha perso la testa. La situazione è a posto. Non c'è nulla di cui aver paura, è tutto sotto controllo. Da pazzo? No, tu non capisci la situazione. Allora, non è un problema, non c'è da preoccuparsi, giusto? No! Tu non hai capito. È come se questo qui fosse nato da qua, ti spiego. È come se la guerra in Iraq avesse scopato con l'11 settembre, ok, ci arrivi, e tutto questo avesse generato a sua volta un figlio che, scopando fuori dal matrimonio, ha creato l'ISIS e tutto quello che è successo con tutto quel casino del Bataclan e tutte queste puttanate. E tu devi capire che questo qui non sa neanche cosa fare nella sua vita, ok? È tipo un avvocato che lavora in televisione, un opinionista di merda che uccide la gente. E noi siamo nella merda, ok? Dobbiamo ucciderlo. È un casino, vai, vai! No! No! Capo! Oh, capo! Oh! Well, I fear I may overstep my bounds. I probably should resume my rounds. Now Dr. Fields is back in the room. We'll be right back.
Buongiorno, 687. Sono sempre io. Il compito di oggi mi è stato affidato da un certo Jack la Barba, cioè da un suo intermediario, un certo Aldo Faina. È stato fin troppo semplice. Questo si chiamava John B, qualcosa. Sì, John B. È stato fin troppo semplice se non fosse che mi ha bucato la pancia quel bastardo. Ma si sa, non è la prima volta, in fondo. L'ho bruciato quel figlio di puttana, ma credo che questo non darà problemi al riconoscimento del cadavere da parte del mandante. Le circostanze sono state un po' strane di questo caso, se vogliamo chiamarlo. Ho ritrovato prima il bagagliaio chiuso un po' male, ma il corpo era dentro. Sarà un difetto della macchina, voglio sperare. Wanna be a bread and butter baby. Wanna be a lover baby. Wanna be a bread and butter baby. Nobody else can drive me crazy like you. Si può sapere cos'è successo qui? È sparito un uomo ieri sera. La moglie non l'ha visto tornare dopo che è uscito col cane. E ovviamente le macchie di sangue e il coltello lasciano pensare a qualcosa di più grave di una semplice sparizione. Ok. Interrogate la donna. Da quanto tempo è scomparso? Circa 8-9 ore. Andrò a seppellire il corpo. Dopo la piccola siesta che mi sono concesso oggi. Andrò a seppellire il corpo nel campo in cui ho ammazzato quel bastardo. E fra 7 ore troverò 100.000 euro di ricompensa per questo cazzo di lavoro. E oggi è il 7 gennaio, un lunedì del 2017. Sono le 5 del mattino. E il cielo è sereno. Ci sentiamo alla prossima. Sperando che ci sia una prossima. Aspettate ancora 2 ore. Poi date il comunicato d'allarme alla base. Nessuna dichiarazione per ora, mi raccomando. È troppo tardi. La donna ha già chiamato la sorella. Sembra che a breve lo saprà mezza Beckham. Ah, ma davvero? Chi te l'ha dato il distintivo a te, eh? Porca puttana! Non sapete neanche impedire a una donna sotto shock di fare una cazzo di telefonata che tra l'altro potrebbe impedire le operazioni. Era sotto shock la donna. Ho capito! Ho capito. Sentite, tornate alla base. Troverò qualcun altro che... Datemi un secondo. Scusate. Sono io, risponde la mia segreteria telefonica. E sei tu, Andy? Ciao, sono io. Senti, mi dispiace per ieri sera. Siamo stati amici per molto tempo e... mi dispiace. Senti... ieri si sono sentiti degli spari in campo aperto. Nulla di grave. Nessuno si è ferito, nessuno si è fatto male. Senti, sono andato di persona a fare un controllo e ho visto una macchina allontanarsi. Con una certa fretta, una Citroen grigia, tipica vettura urbana.
Ho preferito andare alla base e fare un controllo. È targata DB924GD. Senti, questa stessa macchina ha imboccato la provinciale seriate trascorre proprio ora. Non so perché te lo sto dicendo, cazzo. Solo che ti voglio aiutare. Sai, siamo stati amici per molto tempo e l'ultima cosa che voglio sentire è che un poliziotto fuori servizio si è fatto sparare in uno scontro fra bande, quindi ti prego, vedi di non fare cazzate. Se volevi aiutarmi, non dovevi scoparti il mio mondo. Jim! No, cazzo! Che cos'è questa lettera, Jim? L'hai lasciata in ufficio ieri. Eh sì, l'ho letta tutta. Sei impazzita, Barb? Sei forse impazzita? Hai idea di quante persone soffrono di attacchi di cuore? Almeno 100 persone in 3 minuti hanno un attacco di cuore. Hai idea di quello che può causare sul mio fisico questa cosa? Cristo santo, adesso devo prendere le mie medicine. Dove cazzo sono le mie medicine? La commedia è finita. Ho letto tutta la lettera. Ok. A quanto ho capito, siamo entrambi molto confusi. Quindi perché non ci sediamo e parliamo un attimo con calma? Barb Stasnowski? È Stasinski. Quel cazzo che è. Vedo che hai trovato quella lettera. Grande. Jerry ha la faccia tua. Bene, grazie mille. Non sei mica andata in quella stanza, vero Barb? Perché? Che avrei dovuto vedere in quella stanza? Non perdere neanche tempo a inventare qualche scusa. Ho già avvertito la polizia e presto saranno qui. Tutti sapranno che razza di sociopatico sei. Credi che sia stata una bella mossa, vero? No. Non credo più. Posso avvicinarmi? No, oh no. Con tuo permesso, ovviamente. Non preoccuparti. Va tutto bene. Sono un cittadino relativamente rispettabile. Voglio solo mettermi un po' più comodo, diciamo, qui, qui. Sì, molto meglio. Ti conviene stare attento. È finita! Oh! Su questo siamo perfettamente d'accordo. Questa lettera, che cos'è? Cosa sei? Sei una specie di sicario? Prendi ordini per ammazzare delle persone? Quella stanza è piena di foto di vittime innocenti. Vittime che tu hai ucciso. Ti usa lo sfigato animale! Oh, scusa, ti ho forse interrotto? E arrivata mi sembra schifosa animale, sì? Mi sembra di sì. Jim, metti via la pistola, non fare stupidaggini. Cosa? Di che parli? Jim, ho chiamato la polizia. Sono un membro protetto dell'FBI, non puoi farmi del male. Cosa? Chi? Chi vuole farti del male? Qualcuno qui vuole farti del male, per caso? Chi? È in questa stanza, esci, pezzo di merda! Ah, parlami di me. Ah, giusto. Non voglio farti del male, voglio solo farti un piccolo buco nel torace. Non è che mi terresti la pistola per un secondo? Ecco, ok, perfetto. Tieni, ce l'hai? Ci sono strade che non vanno percorse, Barbo. Ah, così? Tutto bene? Tutto bene? Mm-hmm. Cioè, non si può chiamare qua dentro. Grazie mille. Grazie mille. Thank you.
colpisci con la Bibbia adesso, eh? Sei impazzita? Che ne penserà Dio che mi ha lanciato addosso la Bibbia? Hai idea di cosa può comportarmi questo taglio? Oh, però anche se la colpivi fottuta teoria, mi scadente, giuro che ti faccio saltare la testa, cazzo. Cosa ne penserà il Signore che mi ha tirato la Bibbia? Hai idea di cosa può provocare se mi colpisce il nervo al di sopra dell'occhio sinistro? Hai idea di cosa può comportare questo cazzo di taglio sulla mia carriera? La tua carriera è già finita. Tu non sarai più un avvocato. Io non parlo di quella carriera, parlo. Hai visto anche tu cosa c'è in quella stanza? Parlo del mio vero lavoro, eh? Ah, adesso per vita di niente, però devi parlare tu, mi sembra, no? Lo sai cosa faccio? Hai visto la foto di quel nazistello decapitato che pensi sia stato jackpot? Sono stato io. E quella donna con bambino, ah? Eh? Chi pensi sia stato, eh? No. Chi pensi sia stato, Barbo? Sono stato io. E il Signore si fece fanciullo e umile tra i mortali e camminò tra gli uomini per aiutare le vedove e gli ammalati. Tu hai ammazzato quello che sono innocenti! Tu sei un mostro! Grazie mille per quella lettera, Barbo. Se sei te non l'avevo mai trovata, chissà cosa avevi fatto. Non mi risparmiate perché è una bella seccatura. I tuoi servizi non sono più richiesti, Barbo. I tuoi servizi non sono più richiesti. Speriamo solo di trovare quel tizio adesso. Scherzando qui, vero? Qualcuno da qualche parte del mondo sta scherzando in questo momento, ma non sono io e non è qui e non è adesso. John B. Mifune, come cazzo ti chiami? Io mi presento a te, sono qui, oggi, in questo momento. E mi dispiace veramente, ma sono qui. Mi dispiace che io non sono potuto venire a cercarti, ho avuto un piccolo imprevisto, un'epifania. Ma adesso niente è così chiaro, niente lo è mai stato, adesso non è lucida. E no, non sto scherzando. Non puoi scherzare con me. Credi che vuoi scherzare con me, amico? No, sono un demonio qui. E tu dovrai fare un viaggio con me, un viaggio senza ritorno. La verità è che certe strade non vanno percorse, certe strade sono preimpostate per non essere percorse, non da persone come te, non da persone come me. Ma qualcuno l'ha percorso per conto suo e vorrebbe andare a letto svegliandosi domani sapendo che tu non ci sarai più. Vieni con me. La verità è che so benissimo che tu non ti arrenderai facilmente, lo capisco. Le persone amano la vita, la verità è che molti pensano che sia l'odio a spingere la gente, ma in realtà è l'amore. L'amore è forte e tu ami la vita. Quindi farai tutto per resistere, ma io amo il mio lavoro. Quindi farò tutto per combatterti. E se necessario ti distruggerò. La verità è che un poliziotto si fa molte domande, ma neanche troppo. Quando carica l'arma prima di uscire pensa che lo fa perché è il suo dovere. Un assassino, prima di uscire, si chiede perché e si risponde che lo fa perché... per denaro. Io cerco di non farmi troppe domande. Sono lo sciamano.
Ehi, Gabriele, sei proprio tu? Mi dispiace, Andrew. Gli ordini mi dicono che devi restare a casa. No, ho già parlato con Francisco. Lasciami andare. Non ho dubbi, Andrew. Tu vai a casa e smetti di bere. Non sto scherzando. Chiama Francisco se non mi credi. Sei un mentore per me e per la polizia di questa città. Stai dando segni di follia. Vattene a casa. Dai, ok. Chiama Francisco se non mi credi. No. Chiamalo. Ok, va bene. Un attimo. Adesso lasciami un secondo. Mi dispiace, Andrew. Ci hai provato. No. Purtroppo non è così. No, non è vero. Ero d'accordo con Francisco. Tu lavori per loro. Ma no, verità. No. Lavori per loro? Papà, sono Margherita. Sono tua figlia. Cosa? Che cazzo? Fottuta! Sono scappata dal collegio. Sono tua figlia. Ciao, figliola. Sì. Riesci a ospitarmi qualche giorno? Non so dove andare. Qui il tuo splendido padre. Sì, non preoccuparti. Allora, sali le scale. Anzi, no, prendi l'ascensore. Terzo piano. Giri a destra. Il balconcino... fino in fondo sulla... Penso di aver capito. Arrivo. Io purtroppo devo proprio andare. Ma tu resta pure quanto vuoi, ok? Ciao tesoro. Ciao. Fottuta!
Cazzo! Fanculo! Esplodi, cazzo, esplodi! Merda! Esplodi, cazzo, non esplodi! Diabolico bastardo, questa è opera tua. No, cazzo. Sapevo che sarebbe finita così. Tutto ok? Non mi toccare, cazzo. Tutto ok? Sono handicappato. Tutto bene? Sono handicappato. Sono handicappato. Cazzo. Lo sapevo che sarebbe stata la mia fine, lo sapevo. Lo sapevo. Morte, fine, una carriera gigantesca. No, dai, cazzo. Così. Non mi toccare, non mi toccare. Dai, tutto no, ok? No, lasciami stare. Hai idea di cosa? Se mi tocchi qui potresti compromettere le articolazioni. Okay, no, lasciali lì. Per l'amor di Dio, lasciali lì. Non ho tempo lasciali, dove, lasciali lì dove sono, va bene così, per l'amor di Dio. Ehi, dai. Oh, cazzo. Forza, no. Oddio. Oddio, alla fine. Cazzo, sono mica fatto. In sedia a rotelle. Sì, sarà necessario restare dai, qui all'infinito. Non toccarmi. Sto qui all'infinito. Cazzo. Sono handicappato. Razza di malato di mente. Non fai una sola mossa. Dipingo questa macchina con le tue cervella. Lo sai che sono uno sbirro, vero? Oh, fin qui ci ero arrivato. Non hai la faccia di essere molto sveglio. Ti stupirai di quanto sono sveglio. Sveglia il mio secondo nome, figlio di puttana. Chi cazzo sei? Io sono quello che ti dice cosa devi fare e cosa non devi fare. Adesso tu prendi questa pistola e la infili nel sedile lì dietro, va bene? Però tu metti giù la tua. Temo proprio di non poterlo fare. Adesso, molto lentamente, ti siedi al posto di guida. Sai, credo che nel tuo simpatico incidente mi avrai slogato di sicuro un polso, quindi sta a te guidare. Devo andarmene da questo posto di merda, ok? Siediti. Wow, sei proprio bravo a guidare. Senti, non è colpa mia se non parte. È 5 stramaledetti minuti che stai dicendo la stessa cosa. Io devo andarmene da questa cazzo di città, ok? Sono in ritardo per la mia fuga. Va bene? Oddio, che male. Ehi, Cristo. Che hai adesso? Cristo, no, stai zitto, non sono cose che ti riguardano. Penso che perderò la vista, va bene? Per colpa del tuo incidente. Andrew, mi ricevi? Andrew. Maledizione. Senti, ti ho chiamato prima, volevo che... No, ti prego, è importante. Senti, non mi interessa, ok? Non mi interessa cosa devi dire ai tuoi amichetti, non mi interessa cosa loro devono dire a te. Adesso... Ok, senti, facciamo una cosa. Adesso rispondi e gli dici che eri con la tua famiglia, ok? Dici che ti stai facendo i cazzi tuoi, non me ne frega niente, ma dici che sei con la tua famiglia e non puoi parlare, va bene? Tutto chiaro? Ecco a te. Ehi, Francisco, forte e chiaro. Non posso parlare ora, sono con mia moglie. Ci risentiamo più tardi. Tua moglie. Ok, basta stronzate, tua moglie è morta, vero? Cazzo. Senti, il mio agente Francisco avrà già capito dove siamo. Verrà a prenderci tra poco. Molla quella pistola. Ormai è troppo tardi, amico. Coraggio, prendi le manette e legati le mani al volante, così possiamo andare. Devi portarmi all'aeroporto. Senti, come faccio a legarmi le mani
Non lo so, provaci, prendi le manette, provaci, sei tu lo sbirro, coraggio. Legati quelle cazzo di cose, coraggio. Legatele al volante. Forse non ha senso. Chi se ne frega? Legatele al volante. Senti, non posso legarmi le mani al volante. Cazzo, chi se ne frega? Legati quelle merda al volante. Allora, Andrew, che cazzo succede? Che cazzo è questo? Stai scherzando con il diavolo, amico. Devi soltanto dire sì o no. Sì o no, Andrew? Senti... Sì o no? Sì, no. Sì? O no? Sì, Andrew? No. No! Perché l'hai ammazzato? Se ne sarebbe andato! Mi sento tanto bene. Se ne sarebbe andato, no! Non ora, cazzo. Non adesso. Se ne sarebbe andato. Se ne sarebbe andato, cazzo! Perché l'hai ammazzato? Perché? Se ne sarebbe andato! Mi dispiace, Gabriele. Devo andare. Santi Dio, i tedeschi! Santi Dio! Cristo! Che cazzo è successo? Stai zitto tu adesso! Maledizione! Francisco, maledizione! Francisco? Francisco chi? Dici che... razza di pazzo bastardo! Avrò una fottuta commozione cerebrale! Ho qualcosa sopra l'occhio! Ehi, dici che... Guarda, ho qualcosa sopra il dente, mi sento... Non è niente! Paranoico, psicotico. Sai che ha qualcosa qui? Io? Tu? Io devo avere dei problemi, affidarmi della gente. Tu? Perché non ti fidi di me? Fidati di me, andiamo, mi liberi, mi lasci qui per strada, andiamo nei campi a correre, nei prati, come una famiglia felice. Razza di bastardo! Adesso avrò una commozione cerebrale, morirò per colpa tua, guardami! Non vedo più, cos'è questo ronzio, lo senti? Oh mio Dio, c'è puzza di bruciato qui. Puzza di bruciato. Puzza di bruciato per cosa? Devo aver fuso qualcosa, cazzo. Probabilmente quando ti ho preso nel parabrezza. Oh, ma non mi dire quando mi hai investito, quando hai cercato di ammazzarmi. Anche da bruciato. Sei un pezzo di merda pesante. Questa cazzo di natura. Hai detto bene, quando mi sei venuto addosso con la tua cazzo di macchina. Lo vedi il dolore? Io lo sento il dolore. Cazzo, sono fottuto. Sono fottuto, lo capisci? Una carriera stroncata così, avrò una commozione cerebrale del cazzo. Adesso morirò. E non vedo più, non vedo più niente. Non ho più la vista. Dio mi ha privato del dono della vista. Grazie mille. Si può sapere dove cazzo stiamo andando? Che c'è? C'è una pistola qua sotto. Maledetto impostore. Ti farò secco, te e tutto il commissariato. Traditore. Non sai nemmeno stare dietro ad una mano. A quanto pare siamo di nuovo punto a capo, vecchio mio. Mettila via, per favore, potresti farti male. Oh, no, farmi del male? Io non credo proprio che ci faremo del male, né io né te. Non ho intenzione di svenire questa volta, razza di bastardo. Non ho intenzione di fermarmi, devi spararmi. Guarda che non sto scherzando, amico, accosta immediatamente! Accosta! 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 Io la amavo. A volte
Ascolto ancora la segreteria telefonica. Di che cazzo stai parlando? Non me ne frega niente. Non rompere le scatole, Andy, ti amo. Andy? Sei impazzito? Ti è dato di botta al cervello? Di che cazzo stai parlando? Sono Andrew Costigan, il poliziotto peggiore del mondo. Ah, su questo siamo d'accordo. L'ho picchiato una volta, sai? L'ho picchiata tante volte. E poi me l'hanno uccisa. Lei e le mie bambine. Ah, fai bene a picchiarle. Queste donne sono tutte pazze. Coraggio, adesso accosta. E ieri, che ho una pista per scovare l'assassino. Cazzo, me ne frega, non me ne Francisco frega niente. Che fa? Per l'amor di Dio. Mi mette dentro. Mi aveva dato una dritta, insomma. Ok, molto felice, il tuo informatore ti aveva dato una dritta, dovevi andare ieri a fare le tue cazzate, ma ti ha messo dentro, ha dato tutto a puttane. Grande il momento per vivere i tuoi ricordi, l'albo di famiglia della tua amata Stefani, quel cazzo che è, di tua figlia. Ma non me ne frega niente, vieni per l'amor di Dio, accosta, ti prego, accosta, non ce la faccio più. Accosta, ti ammazza, accosta! L'ho pestato. Cosa? A sangue. Chi? Hai pestato chi? Chi? Uno sbirro? Che hai fatto? Di chi stai parlando? Dico uno sbirro? Hai pestato lo sbirro? Oddio! Tu devi essere malato di mente! Tu devi essere proprio malato di mente! Nemmeno io ho mai pestato uno sbirro! Che sei fuori? Hai pestato uno sbirro? Ma Cristo, fatti un esame di coscienza, Andrew! Merda! Puttana merda! Puttana merda! Stavo scherzando, non uccisi due. Anzi, te hai contato tuo amico. Combo, figlio di puttana! Mi hai tradito! Cosa? Ah, Francisco, oddio, che palle. Ok, beh, ascolta, accosta così. Io scendo, tu vai, lo raggiungi e lo ammazzi, ok? Non vorrei lasciare la soddisfazione a un gruppo di messicani, magari lo trovano loro, lo fanno loro fuori. Non vorrei lasciargli questa cazzo di soddisfazione, direi proprio di no. È rosso, è però rosso, sei passato con i... Vabbè, ok. Cazzo, seriamente, scendi così, lo raggiungi e lo ammazzi. Ha maggior ragione, ok? Gli mollo un buco in testa, lo ammazzo. Schifoso John B. John B. Traditore che non sei altro. Ok, senti, ok, davvero. Solo vendetta. Ok, vendetta. Senti, ok, va bene, guarda, mi arrendo. Vado a costituirmi, accosta, dai, lasciami, seriamente. Tu sei pazzo. Lasciami, me ne vado, accosta qui, accosta. No, qui. No, tu vieni con me. Ormai sei in macchina, vieni con me. Andiamo insieme. No, senti, se scendi, se voglio scendi, che tu assista. Se scendi sotto i 60, guarda, facciamo così, apro la portiera. Tu scendi sotto i 60 e... Vedrai che mi lancio fuori, magari mi rompo una costola, ma forse ne esco vivo. Forse ne esco vivo. Mia moglie. Tutte e due le ammazzate. Ok, dai, ho calcolato l'angolazione. Io vado, apro la portiera, vado, Andrew, vado, apro, mi lancio, vado, io vado. Guarda, tranquillo, ma se mi va bene resto in sedia a rotelle, va bene, accettabile. Sei sceso sotto i 60, va bene. Vado, amico, vado. Ti prego. Cazzo, è qui. Chi? Cosa? Chi è qui? Cazzo! Ma che cazzo di problemi hai? Vuoi dirmelo? Porca troia! Cazzo, che male! Quello era Turano. Quello era questo il posto. Quello è John B. Che cazzo... Okay, che bello, mamma, una gita al lago. Forse è il caso che... Ehi, c'è un tizio là, c'è un tizio, l'hai visto? Che cosa diavolo stai facendo? C'è un tizio là, lo vedo, là in fondo.
Sta venendo verso di noi con... Che diavolo? No, amico, cosa stai facendo? Mi stai slegando? No, non si slegano così le manette, non si slegano così le manette. Ehi, che cazzo fai? No, ascolta, andiamocene. Ho cambiato idea, ammazza quel figlio di puttana, ammazzalo. Devi segartelo, bello. Cazzo! Ti ho trovato, voglio tu, vaffanculo. Non me lo sai che cazzo sono? Ah, oh, uno sbirro, perfetto. Stai cosa fai, fermo. Mi porti dentro? E coglione. Ma sai chi sono io? La mia famiglia, Giambì? Ah, Giambì? Eh? Ma che cazzo hai sbagliato, del coglione? Cos'è quello? Giambì, arriva. È un'altra vita? Non sei nemmeno. Magari una mamma in gravidanza, ma che bastardo. Giambì, ma sai che cazzo sono? Hai sbagliato, poliziotto. Ti dichiaro in arresto, Giambì. Ah.
Davvero? Ha diritto ad un avvocato. Se non ce l'hai, te ne verrà dato uno d'ufficio. Tutto quello che dirai verrà usato contro di te in tribunale. Hai sbagliato persona, coglione. Hai sbagliato persona. John B. Io non sono John P! Sa benissimo chi sei! Cosa stai facendo? Hai ucciso le mie bambine! Non meriti neanche un processo, maledetto verme! Ma che cazzo di poliziotto sei? Cosa stai facendo? Stai facendo un grandissimo errore, sbirro di merda. Vuoi John B? Vuoi il tuo caro John B? E lì dentro John B, anche se un po' bruciato. Non ci credo! Vuoi controllarlo? Ah sì? Così quando sono girato mi colpisci di spalle, bastardo? Un buco nella pancia, come dovrei fare a colpirti? Sbirro. Jonathan Fasini. È solo un nome. Era un criminale. Secondo te ha davvero una carta d'identità reale? Quello non è John B. Lo è invece. Sono colpi di piccone? O proiettile? È proiettile. È sfigurato. Bruciato. Adesso stai fermo? Davvero le manette con me? E poi nemmeno mi perquisisci? Ma che cazzo ti ha insegnato il tuo lavoro? Scusate, ho interrotto qualcosa? Sono un poliziotto, ok? Molla la pistola. Oh, io sono la regina Elisabetta, lascia andare lo sbirro. Andrew, va a casa, ubriacati. No, non mi muovo di qui. So che può essere abbastanza irritante tra tutti quei vaffanculo e vendicherò la mia famiglia, ma è anche simpatico se lo conosci bene. Vaffanculo! Per l'appunto. Sei proprio un genio, Andy, a lasciare l'arma nel cruscotto. Ehi, non permetterti. Solo mia moglie mi chiamava così. Oh, mi è venuto il groppo in gola. Quel che non vi spiegate cosa cazzo sta succedendo, perché sto per avere una crisi di nervi per colpa del tuo incidente del cazzo. Questo bastardo ha ucciso la mia famiglia! Come ho già detto, sbirro, non è così! Devi solo purtroppo stare... su questo sono d'accordo con lui. Ehi, non sarà mica un tuo amichetto? Innanzitutto, amichetto, stiamo calmi, perché senza offesa, ma chi cazzo ti conosce? Una bella mano, coglione. Il dito è andato. Comunque no, questo tizio si chiama Mifune. È una specie di assassino. L'uomo che cerchi invece penso che sia proprio qui. A faccia in giù. Diavolo, pensavo fossi giapponese. Senti, ma... non mi vorrei prendere in giro pure tu? Oh, credimi, vorrei prenderti in giro. Vorrei che tutto questo fosse frutto della mia mente malata. Vorrei che fosse uno scherzo, ma a quanto pare invece è tutto fottuto fin dall'inizio. Io non sono John B, ok? Io credo che tu stia cercando di svignartela. Ma sei un criminale comunque, non ti lascerà andare. Ora vi spiego tutto. Oh, ti prego, ragguagliami su questa situazione, perché... ho un leggero dolore dietro la nuca, probabilmente una commozione cerebrale, non lo so, non voglio saperlo, quindi muoviti per l'amor di Dio. Anche tu non la passerai liscia. Oh, ma ti prego, che vuoi farmi? Siamo in uno stallo alla messicana, spero vivamente di non uscirne vivo. Lo volete sapere o no la storia? Com'è andata davvero? Smettila! Secondo te è una commozione cerebrale? Se mi sento un leggero dolore da questo occhio, non lo so. Zecca barba! Il motivo per cui siamo tutti e tre qua, credo. La smetti di rubarmi il lavoro? Stai parlando? John B era mio. Non è colpa mia se sembri incapace. Adesso sono io l'incapace. Lo hai perso. Avevo altro da fare, fottiti. Dite che ho qualcosa, mi sento un leggero fastidio ai gengive. Forse... cerchiamo di mantenere la calma adesso. Oh, disse sparando un colpo in aria. Cosa state dicendo? Mi state dando i nervi. Ascolta,
Al mio 3, ok? Al mio 3 asfaltiamo questo figlio di puttana, dai. Cosa? Dai, ce lo mangiamo all'interno del tappeto, dai, poi vendiamo gli organi, facciamo pezzi e mettiamo da qualche parte, magari, non lo so, qualche bel rituale, qualcosa del genere, in onore della nostra grande amicizia. Mi ha investito, ma ci mettiamo una pietra sopra. Io sono un poliziotto, non dire certe cose. Qui nessuno farà fuori nessuno, chiaro? Complimenti, adesso ti ho sentito, quindi non potremo fare niente. Zitti, Jack Baba ci ha mandati qua, voleva che uccidessimo John B, giusto? Voleva che uccidessi anche te, vero? Andy, Andrew, come cazzo ti chiami? Io Jack la barba non l'ho mai sentito nominare. A me le direttive arrivano da Jerry la memora. Senti, sono arrivate due lettere. Non fare il fottuto nome. Poliziotto dalla fedina pulita. Mi hai anche investito, cazzo. Esatto, mi hai anche investito, cazzo. Lo sai? È un gran bel casino. È ovvio che tu conosci Jack la barba. Andiamo. Sei uno sbirro corrotto. Eh? Sei fregato. Se ti scoprono ti fanno a pezzi, brutto maiale. Eh? Sai cosa vuol dire? Sei dielettrica, figlio di puttana. Sei dielettrica. Jack la barba mi ha dato delle direttive. Soffiate. Mi è sempre stato vicino. E io sono stato vicino a lui. Oh, la cosa più gay che io abbia mai sentito. Cuciti la bocca. Oh, sono terrorizzato. Sentite? Ascoltatemi tutti e due. John B. era uno dei capi della famiglia mafiosa Cavalli, ok? Ok? Voleva che... Jack la barba voleva che lo uccidessimo. Facendo così ci saremmo trovati qua tutti e tre. E ci saremmo scannati in vicenda come stiamo per fare. John B, il vostro caro John B era solo un pretesto per farci ammazzare. Una trappola, dici? Quindi siamo dove lui voleva... Beh, non l'avevo vista da questo punto di vista. Quello che stai dicendo tu, quindi, mi sembra di capire in tutte queste... in tutti questi tuoi deliri, è che Jack la barba voleva farci uccidere a vicenda, giusto? Quanto sembra, Jack la barba voleva farci fuori tutti e tre. Per qualche strano motivo. Tutti e tre, quell'idiota lì. O forse voleva fare... non lo so... uno stallo alla messicana, qualcosa del genere. Non me ne frega niente. Tu hai uno sbirro corrotto, quindi... eri pericoloso. Tu non ne ho idea. Io men che meno, ma adesso siamo qui. Abbiamo un accordo? Quale accordo? Io vi sbatto dentro. Oh, coraggio, sbirro. Beh... comunque non vorrei interrompere la vostra simpatica, il vostro simpatico chiacchiericcio, ma sembra che il vostro John B. lì stia vibrando. Beh, che stai aspettando allora? Prendilo. Con quale pollice? Non è un problema. Beh, l'hai portato tu qui, io non metto la mano dentro quello schifo. Di sicuro non lo farò io. Ok, sono io il poliziotto, lo faccio io. Però adesso mettiamo giù le armi tutti quanti, chiaro? Ok. Davvero buttiamo giù le armi? Davvero lo stiamo facendo? Cosa, siamo forse impazziti? Ok. È spento. Era la vibrazione di spegnimento. Beh, non so voi, ma forse giunti a questo punto c'è solo una cosa da fare. Credo che qualcosa stia arrivando. Ci siamo dentro tutti adesso. Siamo sicuri di poterlo fare? Io vi sbatto dentro tutti. Spiro, ormai ci sei dentro almeno quanto noi. E non vorrei sempre essere io quello che nota le cose, ma sta vibrando di nuovo. Porco di sangue. Ah. Quello che temevo. Porco di sangue è un linguaggio in codice. Lo usano le gang. Stanno arrivando. È un nome in codice. Sì. Sai che vuol dire? Stanno arrivando. Dobbiamo fare veloce. Già. Beh, concordiamo tutti una cosa, quindi. Nessuno fa fuori nessuno, giusto? Giusto. Bello, però, cosa.
Stiamo cercando di invocare il Satana. Stiamo facendo una cosa seria. Sì. Potresti essere un po' più serio? Mi scusi, mi scusi. Adesso... Grazie. Certo, scusi. Va bene. Fai una cosa, sai benissimo cosa. Beh, tesoro, non so. Già, questo ho capito. Ti penso io. Tu lo sai che non siamo amici, vero? Non lo saremo mai. Lo so. Una ora il problema è un altro. Sai che nessuno verrà a ritirare il tuo cadavere, nessuno ti pagherà, l'abbiamo anche aspettato. Lo so. Quelli vengono ad ammazzarti. Lo sai, vero? Lo so, cazzo! Dobbiamo solo assicurarci che non ci sparerà le spalle, non ci porterà in centrale appena voltiamo. E beh, appena avrai l'occasione, insomma, hai capito? Non so cosa mi sta succedendo. Non so cosa mi abbia portato qui. Da fidarvi di voi. Ma avevate ragione. Non so cosa mi sta succedendo. E cosa mi spinge a fidarmi di voi. Ma avete ragione. Mi sono fatto prendere dal panico, come uno stupido credulone. So solo che oggi a momenti ci rimetto la pelle per colpa di Jack la Barba, che si tratti di John B o meno. Questo non mi rende di sicuro vostro amico, ma nemmeno vostro nemico. Il nemico è colui che mi ha mandato qui oggi, ed è là fuori. Jack la Barba ci ha tradito tutti e tre. Ammazziamo quel figlio di puttana. Oh, ok, non voglio essere quello che nota le cose, ma no. Laggiù c'è un tipo. No, fermi! Non sparate, quello è Francisco! C'è anche un messicano di mezzo adesso? Ok. Che cosa ci fa quello lì? Vabbè, ok. Fanculo, io me ne vado. Dove cazzo vai? Non hai neanche la macchina. A quanto pare dovrò andare in pullman. Vado a far fuori Jerry la membola. Ammazzalo quel figlio di puttana. Hasta la vista, baby. Dici che ce la faremo? Credo che moriremo. Riding again for miles, you know. If you be able to dance
story of an iPhone, the lake is easy to get to. In pochi sanno qual è il mio ruolo qui. Il potere, il lavoro, nient'altro. Nient'altro che un lavoro. John B., tre individui che apparentemente non c'entrano l'uno con l'altro, ora si sono trovati a dover seppellire un corpo nelle acque di un lago dimenticato. Niente di più semplice. Devo liberarmi di un rivale. Dato che ci siamo, facciamolo fare ad un poliziotto troppo pericoloso e instabile per restare in circolazione e inventerò qualche cazzata sull'assassino della sua famiglia. Buttiamoci pure dentro un sicario fidato che potrebbe mettere a repentaglio il mio futuro piano di dominio. On our full hearts, we fall in love. In this lake of life. Mettiamoci anche un personaggio televisivo, avvocato fallito, troppo abituato a prendere incarichi di morte, troppo imprevedibile per restare in giro nella mia futura città. Così diceva il mio boss. Jack la Barba aveva calcolato male fin dall'inizio. Ha commesso un solo sbaglio nella sua quadruplice trappola mortale. Non aveva considerato bene gli imprevisti. Non aveva calcolato il caso. O forse era il destino. Jack la Barba non aveva capito che aveva a che fare con coloro che prima di essere killer, poliziotti o sicari, erano banali esseri umani. Ed ora nessuno sa che forse c'è sotto un intrigo ancora più grande, un sortilegio parareligioso tutt'altro che sovrannaturale, una pura follia di anime, e in quel marasma c'ero invischiato pure io. Dura è la strada della vendetta, ma è ormai impossibile inciampare nella luce. È tornata. La realtà è in verità moltitudine di spazi, piani che si susseguono su differenti livelli. Io sono il mostro. Gli incontri vanno determinando i messaggi e gli incontri sono determinati dalle circostanze. Tutto è troppo strano, contorto. Avete capito bene, io sono il mostro. Le vite a volte prendono strade differenti, che portano certe persone ad essere sui medesimi livelli, mentre da un'altra parte... molto lontano, nell'afferrabile ed irraggiungibile intangibilità, altre scelte vengono fatte. Ad altri incontri vanno il loro segno. Universi paralleli, vite, morti, colpi di tosse, sigarette, amore, tutti misteri. Com'è possibile che si possa provare amore? Non è spiegabile, ma è così. Noi siamo in movimento, continuo, perpetuo. Frutti di cellule e particelle che vibrano e atomi che esplodono e molecole che a volte si ignorano e a volte invece collassano e poi si collidono e bam! La vita, la nascita, la perdita intesa come il completo smarrimento negli occhi di qualcuno. Questa vita è proprio strana ed è proprio un miracolo. Ma adesso un miracolo, un altro miracolo si è compiuto da solo. A volte... stavolta dal lato del maligno. E allora continuate, maledizione! Dobbiamo ritornare! Torna! Io sono il vostro che è resuscitato. Adesso siamo uno.
Porca